Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV alle 5.10 di questa mattina. La terra ha tremato in Toscana, la scossa di terremoto ha avuto il suo epicentro a Marradi, appunto in provincia di Firenze, una località distante circa 70 km, ma la popolazione di Arezzo l'ha comunque sentita distintamente. Il sisma ha avuto una magnitudo di 4.8 della scala Richter e una profondità di 8 km sotto la crosta terrestre. Danni maggiori nel Forlivese, dove sono 140 gli edifici, località Tredozio, dove sono in corso verifiche sull'agibilità. Ci sono stati importanti disagi anche sul fronte dei collegamenti ferroviari. I treni sono ripartiti solo nel tardo pomeriggio sulla linea ferroviaria Faentina, nel tratto fra Borgo San Lorenzo e Marradi, dopo l'interruzione appunto per il terremoto nel tratto dell'Appennino. La criminalità di tipo 'ndranghetista continua a dimostrarsi presente e attiva in Toscana, con attività illecite legate al traffico di droga, alle estorsioni e all'usura, al traffico e allo smaltimento illecito di rifiuti. È quanto emerge dall'ultima relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia, che va da luglio al dicembre 2023, una indagine appunto che fa la fotografia a quanto accaduto proprio nei mesi scorsi anche in provincia di Arezzo, con l'inchiesta CheU. Nel semestre di riferimento, il territorio toscano, si legge nella relazione, ha confermato come le consorterie criminali italiane, in particolare quelle di origine calabrese e quelle straniere, continuino la loro operatività investendo i proventi illeciti soprattutto nel settore turistico alberghiero e in quello appunto dello smaltimento di rifiuti. Adesso invece parliamo di una particolare app che garantirà una maggiore efficienza al 118. Luigi suona, ci invia la missione alla centrale operativa, quindi il tablet suona. E qui dentro si trovano tutte le specifiche. Un'app su tutti i mezzi di soccorso per coordinare le operazioni del 118. Da oggi è completamente operativa anche alla centrale di Arezzo e si va così a completare l'informatizzazione in tutta l'ASL Toscana Sud-Est. Ci arriva un messaggio con una sirena che ci dice che c'è questo intervento dove dobbiamo andare, dove ci sono tutte le informazioni basilari che l'utente ha dato al 118 e quindi le prime informazioni che abbiamo noi. Dopodiché noi possiamo, una volta che siamo a contatto con il paziente, inserire tutte le ulteriori informazioni di cui c'è necessità. Tutti i mezzi, sia quelli diretti ASL che quelli in convenzione delle associazioni di volontariato, troveranno da oggi su speciali tablet una nuova app che consenta a ciascuna postazione la ricezione di allarmi, il monitoraggio di tutte le fasi, l'invio alla centrale dei dati anagrafici clinici del paziente e la redazione di una cartella clinica informatizzata. Ha la funzione sostanzialmente di rendicontare nella maniera più adeguata, di geolocalizzare le ambulanze, i mezzi di soccorso rispetto alla necessità di un intervento, quindi far intervenire sul paziente il mezzo che per tempistica e per ovviamente risorsa è più adeguato nel minor tempo possibile, nonché di saper appunto rendicontare perfettamente al pronto soccorso di destinazione le condizioni e ciò che è stato fatto sul territorio. È un incidente stradale che ha coinvolto due auto e si è verificato questa notte poco dopo la mezzanotte lungo la via Cassia nella frazione di Cesa nel comune di Marciano della Chiana. Sul posto le ambulanze della pubblica assistenza di Foiano della Chiana e della Croce Bianca di Tegoleto e della Misericordia di Arezzo. In arrivo anche un'auto medica della Val di Chiana. I feriti sono stati trasportati in codice rosso, il più grave, una donna di 72 anni all'ospedale delle Scotte di Siena, gli altri invece, una donna di 47 anni e un minore, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. E siamo alla cronaca giudiziaria. I legali di Alessandro Albertoni e Luca Valneschi, due aretini condannati a 3 anni per tentata violenza sessuale nei confronti di Martina Rossi, hanno citato in giudizio la struttura alberghiera che si trova a Palma de Mallorca, teatro del tragico episodio, chiedendosi se la stessa avesse tutti i requisiti di sicurezza. Fabrizio Pieschi, giudice civile del Tribunale di Arezzo, ha accolto questa richiesta. L'udienza è in programma per domani, giorno in cui, dopo la citazione in giudizio in sede civile, la catena alberghiera, di cui fa parte appunto l'albergo di Palma de Mallorca, dovrà presentarsi come parte convenuta in tribunale ad Arezzo.
Adesso invece parliamo di Un Sorriso per Arezzo, un evento che si è svolto lo scorso sabato al Parco Pertini e che ha avuto davvero un grande successo. Se la tua giornata sembra proprio una frittata, cerca degli amici con cui tu possa giocare. Geronimo Stilton, il topo giornalista, direttore dell'Eco del Roditore, protagonista al Parco Pertini. Una vera festa finalizzata alla divulgazione di valori sociali. Geronimo è nato tanti anni fa, quando io facevo volontariato in un ospedale per i ragazzi a Milano e mi resi conto dell'importanza di donare loro un sorriso. Quindi le sue storie divertenti, ma anche con tanti valori etici, avventurose, rappresentano per me il modo di parlare ai ragazzi di oggi dei valori di cui hanno bisogno. Se un giornalista tu vuoi diventare, le notizie buone non le puoi inventare. Apri gli occhi e drizza prontamente le orecchie prima che le news diventino vecchie. Un Sorriso per Arezzo è stata così una giornata di sport, salute, spettacolo e solidarietà a favore del Calcit. Le Agle hanno organizzato questa giornata all'insegna appunto del sorriso, della solidarietà, perché tutto andrà in beneficenza al Calcit, ma soprattutto della legalità, perché grazie alla partecipazione straordinaria della Polizia di Stato che ha portato le squadre cinofili, abbiamo la Polizia Scientifica, abbiamo anche una serie di mezzi storici della Polizia, tutto qui per il Parco Giotto, per i bambini e per una giornata all'insegna del sorriso. Nell'occasione la Fondazione Arezzo Comunità ha inaugurato la postazione mobile che da adesso in poi sarà a disposizione del mondo del volontariato aretino. Uno spazio dedicato ai volontari, le associazioni che aderiscono alla Fondazione ormai sono 48, quindi è un numero molto consistente, alcune hanno la forza economica e non solo di potersi auto-organizzare, autopromuovere, altre invece, pur essendo non meritorie di più, magari hanno qualche difficoltà in più. E allora però le pari opportunità sono un diritto e quindi questo è il luogo dove i volontari possono, in mezzo alla città, con la stabilità di una struttura, raccontare se stessi. Oltre 10.000 etilometri distribuiti in meno di 3 mesi in tutte le province della nostra regione, questo è il bilancio dell'iniziativa promossa da Fratres Toscana. Soffia per essere certo di guidare, salva la tua vita e quella degli altri donando sangue. È lo slogan appunto scelto per sostenere questa iniziativa, un doppio invito dunque per quello che riguarda, ecco, la sicurezza ovviamente sulle strade e soprattutto appunto dal punto di vista ovviamente della Fratres, sensibilizzare i giovani alla donazione. Siamo felici di aver portato il nostro contributo, spiega il presidente toscano Claudio Zecchi. Adesso non dobbiamo abbassare la guardia, grazie alla campagna sugli etilometri siamo riusciti a far passare soprattutto tra i nostri ragazzi appunto la cultura della donazione. È iniziato l'aggiornamento tecnologico e strutturale della radioterapia che fa parte dell'importante progetto di ammodernamento globale dell'ospedale San Donato di Arezzo, un investimento di oltre 4,5 milioni di euro finanziati con fondi PNRR. I due acceleratori lineari verranno sostituiti uno per volta in maniera tale da garantire la continuità assistenziale durante tutta la fase dei complessi lavori di ammodernamento che dovrebbero terminare entro il 2024. Siamo adesso invece alla pagina della cultura, un evento di portata internazionale. Per la prima volta in Italia sarà infatti presentato il restauro della Natività di Piero della Francesca e per questo avvenimento arriveranno a Sansepolcro il direttore della National Gallery di Londra, Gabriele Finaldi, e la dottoressa Jill Duckerton, conservatrice dei dipinti dell'Istituto londinese. L'appuntamento è in calendario per venerdì 22 settembre a partire dalle 16.30. L'iniziativa è stata fortemente voluta e organizzata dalla Fondazione Piero della Francesca. Ci spostiamo adesso invece in Val di Chiana per aprire una pagina dedicata ai tanti eventi che ci sono stati in questo fine settimana. Cominciamo appunto da Cigiano, dove si è chiusa la festa dell'uva, del vino e dell'olio. Noi abbiamo quest'anno veramente fatto molto perché i bambini fossero una delle cose centrali della festa dell'uva di quest'anno. Ci siamo impegnati perché stasera potessero fare questo spettacolo, aiutano, molti di loro sono stati messi dentro la Proloco, aiutano a servire in sala, si introducono e imparano a crescere. Il paese di Cigiano scommette sui giovani e vince. Nella frazione del comune di Civitella in Val di Chiana
è andata in archivio la festa dell'uva, del vino e dell'olio edizione 2023, che sarà ricordata come quella che maggiormente ha saputo mettere insieme ali e radici. Le radici di una tradizione che viene tramandata e portata avanti come i trattori d'epoca della collezione di Mario Lorenzini, le mani sapienti delle donne di Ciggiano in cucina, gli artigiani, le bande musicali e le maggiorette. Le ali sono i bambini, i giovani del paese che ad ogni età hanno dato il loro prezioso contributo con esibizioni, lavoro, impegno e tanto divertimento. Mai come quest'anno gli appuntamenti sono stati affollati di partecipanti, dalla prima cena a base di piatti della tradizione come il coniglio fritto, alla camminata del sabato pomeriggio tra boschi e ulivi, al pranzo con l'occio, una tappa imperdibile ogni anno, ma anche il settore della pizzeria ha avuto il suo bel da fare. Tra gli eventi, i mercatini solidali e quelli dell'artigianato e l'intitolazione a Carlo Starnazzi, professore e studioso di Leonardo da Vinci, del Museo della Vite e del Vino. I ragazzi sono stati la parte più emozionante, due le esibizioni, la prima al venerdì sera con Salsa Manà. La seconda, la domenica mattina, dopo la sfilata dei trattori d'epoca, un'esibizione legata alla tradizione contadina. La festa si è chiusa domenica sera con il DJ set di Nicola Lucioli, ma le danze si erano già aperte dal pomeriggio con il carro discoteca di Lorenzo Paggetti. Insomma, una festa che mette insieme passato, presente e soprattutto futuro di un paese che ogni settembre si ritrova a comunità attorno alle sue più antiche tradizioni. E sempre in Valdichiana sono partiti i lavori per le piste ciclopedonali a Civitella. L'intervento prevede la realizzazione di una pista ad uso ciclopedonale di un collegamento fra il centro urbano di Pieve al Toppo con lo stadio di atletica e comunale di Badia Alpino, nella cui zona si trova anche la scuola primaria Arcobaleno, parallelamente alla strada comunale di Via Vecchia Senese. Il comune di Civitella, spiega il sindaco Andrea Tavarnesi, oltre ad avere tratte di piste ciclabili già ovviamente in essere, attraversato anche dal sentiero della bonifica e dall'iniziativa ciclopista dell'Arno. Con questo progetto intendiamo aggiungere un ulteriore elemento di congiunzione fra le due infrastrutture. Dicevamo allora tante iniziative nel fine settimana, si è chiusa con grande successo anche quella sempre in favore del Calcit, una tre giorni appunto che ha anche raccolto tanti fondi per il servizio scudo cure domiciliari per i malati oncologici. Sentiamo. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande. Lo sai che non mi nasce. Con il mercatino dei ragazzi di Via Fiorentina si chiude la maratona di musica, spettacoli e cene Calciti Scena. Una settimana di eventi nei padiglioni dell'Arezzo Fiere e Congressi organizzato dagli amici di Via Fiorentina per raccogliere fondi destinati al servizio scudo cure domiciliari oncologiche. L'evento conclusivo, come ogni anno, il mercatino dei ragazzi con i banchi nel piazzale antistante la Camera di Commercio. Nei mercatini diciamo che è un mix, no? Fra anche anziani perché più grandi, però negli ultimi mercatini si sta rivedendo veramente una presenza di bambine. Questo ci fa piacere perché il mercatino è nato con la presenza dei ragazzi. I bambini li portano i nonni, i bambini trascinano gli anziani, così come è sempre stato dal principio. Infatti il segreto del mercatino dei ragazzi è proprio questo, perché alla fine c'è stato un susseguirsi, i ragazzi sono diventati grandi, portano i loro bambini, perciò il segreto del Calcit sta proprio in questo mercatino, che grazie ai ragazzi si coinvolgono anche gli adulti. Siamo alla pagina dello sport, intanto partiamo dalla presentazione ufficiale della SBABC Servizi, che come sappiamo affronterà il prossimo campionato di Serie B interregionale, quest'anno appunto una presentazione davvero importante a tutta la città. Che abbiamo bisogno quest'anno veramente del sostegno dei tifosi, e il fatto di trovarsi in Piazza Grande per me non è una novità. Io ci sono nato
ci ho passato l'infanzia, anche più dell'infanzia, quindi per me questo è il simbolo fondamentale della città. Non a caso nelle nostre divise da più di 10 anni c'è sempre un riferimento alla nostra storia, alla nostra città, e quest'anno sarà ancora più evidenziato nelle nuove maglie. Ha scelto il cuore della città, Piazza Grande, per presentare ufficialmente la rosa e lo staff dell'AMNBC Servizi, pronta per l'esordio nel campionato di Serie B interregionale, dopo la trionfale cavalcata dello scorso anno. Siamo ovviamente entusiasti e nello stesso tempo anche preoccupati, cioè nel senso perché non conosciamo questo campionato, abbiamo fatto diciamo queste 2 o 3 amichevoli dove è risultato un buon test, perché onestamente non abbiamo assolutamente sfigurato con nessuna di queste squadre, specialmente con la Virtus Siena, dove abbiamo combattuto nei primi 2 quarti alla pari, anzi forse anche di più, e con una squadra che è destinata a giocarsi il titolo. Quindi insomma, da una parte siamo contenti, ovviamente c'è sempre il pericolo fra virgolette che, essendo una squadra completamente giovane, fatta di ragazzi giovanissimi, è chiaro che ci può stare, bisogna essere molto cauti. Detto da me è tutto dire, bisognerà sopportare anche qualche batosta qualche volta e dare fiducia ai ragazzi e continuare in questo campionato difficile. Mi aspetto una stagione molto positiva, già abbiamo avuto i primi 3-4 settimane, penso molto positiva pensando in quello che potremo fare, e niente, sono veramente ottimista di noi, fiducioso e niente, con tanta voglia già di iniziare. L'appello infine all'intera città e a tutti i sostenitori amaranto. La società ha fatto di tutto per cercare di promuovere questa annata, che comunque è professionistica, del di pallacanestro. Mi aspetto che ci sia già un apporto di pubblico fin dalla prima giornata e non come l'anno scorso, che fino ai playoff insomma si titubava a venire al palazzetto. L'anno scorso è stata un'esperienza bellissima nei playoff, c'era il palazzetto pieno di ragazzi giovani, pieno di bambini. Credo sia un'opportunità per tutta la città di conoscere meglio questo sport e comunque di un livello anche discreto. E siamo a parlare invece di calcio. Buona la prima, come si suol dire, per le ragazze dell'Arezzo Calcio Femminile, che hanno vinto 3-0 appunto nel loro esordio contro il Ravenna. Esordio travolgente per l'Arezzo Calcio Femminile, battuto per 3-0 al comunale di Castiglion Fibocchi in Ravenna nella prima di campionato di Serie B. Emiliana è ancora in costruzione, mentre la CF Arezzo si è mostrato subito in gran forma. Già al quarto le amaranto passano in vantaggio, Ploner pesca in profondità, Nocchi che controlla davanti al portiere piazza la palla in porta senza difficoltà. Al 48esimo Nocchi firma la sua personale doppietta di testa, capitalizzando al massimo il cross di Fortunati. Tonelli al 90esimo realizza la rete del definitivo 3-0. Prima di tutto voglio dire anche un grandissimo bravo, un grandissimo well done in inglese alle mie giocatrici, tutto lo staff, perché abbiamo fatto un gran pre-season, sono tutte arrivate preparate tatticamente a un livello atletico nella prima partita del campionato, e abbiamo fatto un buon inizio, come ha detto. La cosa che abbiamo visto anche è che possiamo sempre migliorare. Noi vediamo il lavoro di noi stessi, quindi sempre con il pallone. Quando siamo anche in fasi di non possesso, come possiamo migliorarci? La prima di campionato è sempre una bella emozione, perché si ritorna a giocare, rinizia il campionato, e quindi avevamo tutte grande voglia di metterci in mostra e di far vedere subito al campionato che possiamo valere, e abbiamo fatto bene, insomma, quindi dobbiamo continuare a lavorare e continuare su questa strada. E allora nel prossimo servizio la D dell'Arezzo Calcio, Sabatino Selvaggio, ci spiega il perché del fatto che appunto le ragazze dell'Arezzo Calcio Femminile abbiano dovuto giocare fuori Arezzo.
C'era circolata in città qualche voce ieri perché l'Arezzo Calcio Femminile aveva dovuto giocare a Castiglione Fibocchi, la sua prima partita. Poi in realtà è facile capire la motivazione. Che cosa è successo? No, a parte mi dispiace che la femminile abbia giocato fuori, faccio complimenti per la vittoria che ha avuto ieri alla sua prima di campionato. E no, non è successo assolutamente nulla. Noi era programmato un piano di manutenzione dello stadio per rinvigorire quello che è il Mantervoso e pianificare e renderlo più omogeneo sia per il comunale sia per le caselle. Quindi pertanto rientrando in questo piano, in questo programma di gestione, non era calpestabile per una decina di giorni, tant'è che già nella partita che noi affronteremo con l'Olbia andiamo un po' a ridurre questo tempo in quanto giochiamo prima dei 10 giorni previsti dalla manutenzione dello stadio. Quindi per cui mi sento di smentire in maniera più assoluta quello che, diciamo, queste voci che sono circolate. È una risorsa della città, è un bene per la città, quindi nel modo più assoluto c'è piena collaborazione e piena condivisione, quindi confermo che il campo verrà usufruito nella stessa maniera sia dalla maschile che dalla femminile, previo ecco situazioni come quelle che sono, come sono avvenute adesso, o di qualche concomitanza di eventi. Chiudiamo con Mister Indiani, siamo alla vigilia di Arezzo Olbia e gli Amaranto sono alla ricerca della prima vittoria tra le mura amiche. Mister, si rigioca subito dopo la sconfitta di Pescara, è un bene o un male? Avrebbe preferito qualche giorno in più per assorbire il risultato? No, non c'entra niente l'assorbire. È chiaro che così praticamente non ti rialleni, ma lo sapevamo, succede di tutte le squadre, non è solamente di noi, che lo sapevamo prima e nessun problema. Non so se hai visto, sicuramente sì, la partita di sabato sera. Alla fine cos'è che non ha funzionato in particolare, che ha compromesso il risultato, mister? Prima di tutto c'è la forza dell'avversario, non dimentichiamocelo mai, Non dimentichiamocelo mai a questo livello. L'anno scorso potevamo sempre fare un'analisi partendo dal presupposto che noi eravamo più forti, quest'anno no, Non dimentichiamocelo mai, che c'è la forza dell'avversario. Poi è chiaro che bisogna migliorare i numeri, dicono, e che subiamo troppi gol. Subiamo troppi gol e quasi tutti da disattenzione. E direi tutti con noi in superiorità numerica nella zona importante, che sono bisogna migliorare, direi, nell'attenzione singola in determinati momenti. E infatti proprio questo volevo chiedere, se c'era una causa per questo motivo, no? Anche in amichevole l'Arezzo ha sempre preso gol quest'anno, ecco, un po' mi ha risposto, dipende da un deficit di attenzione, di concentrazione forse. O di abilità singola. Qui c'è l'avversario veri, come ho detto prima, c'è l'avversario importante, qualità individuali notevoli negli attaccanti avversari. C'è una concausa di situazioni. Però è chiaro, quando prendi il secondo gol della Carrarese, o rinvio il portiere, con te 6 contro 2 mi sembra, prendi gol, insomma lì è chiaro, l'abilità dell'avversario sì, è importante, perché Capello fece una cosa molto bella, però lì sicuramente più conta di più la nostra disabilità. Mi sei chiedo qualcosa sull'Olbia, che era punteggio piano, poi ha perso insomma anche pesantemente il derby con la Torres. Che avversario sarà quello di domani? Ma non lo so, perché ti prepari una cosa e magari ne viene fuori un'altra. Ecco, col Pescara lo sapevo con certezza, con loro con certezza sicuramente non lo so. Le chiedo se ci saranno dei cambiamenti, immagino di sì, visto il turno infrasettimanale, e le chiedo se per Chiosa e Kozak potrebbe essere l'occasione per giocare per la prima volta dall'inizio. Credo sia obbligatorio, perché sono partite in cui spendi molto e a distanza di 48 ore il recupero non può essere completo mai, sicuramente. Che bisognerà essere bravi a capire chi ha già recuperato, chi invece ha ancora bisogno di recuperare e non è in grado di iniziare. Quanto a loro due, sicuramente sono due che non hanno bisogno di recuperare, perché uno ha fatto un tempo, l'altro ha fatto un quarto d'ora. Mi chiedo un'ultima cosa, come ha ritrovato questa Serie C? Mister, il calendario, diciamo, è stato abbastanza tosto per l'Arezzo in questo avvio di stagione, però ecco, che impressione ha avuto da questa categoria che ha ritrovato dopo qualche anno?
Ma mi sembra migliorata. Forse sarà acquistando il girone qua, mi sembra un livello notevole, ma veramente un livello notevole. La prima giornata no, la prima giornata è Rimini, ma le altre due livello vero, livello direi quasi più da B che da D. Ecco, in poche parole con la D, notevole differenza. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortese attenzione e arrivederci. We'll be right back.